Buonasera. Ciao. Iniziamo. Purtroppo per voi vi facciamo conoscere un po' più di noi, visto che non vogliamo parlare di rugby oggi. No. Vogliamo conoscere un po' il Ledo giocherellone, simpaticone, no, la cosa, il comico quasi. Da dove nasce questa tua passione per fare scherzi, imitazioni? Niente, è una cosa un po' innata. Fin da piccolo mi piaceva imitare la gente, poi quando ho trovato questi scappati di casa, Fede e molti altri... Non mi imiti mai, cosa dici? So da dove parte il tuo ordine maniacale, ma vorrei che lo facessi capire anche ai nostri ospiti, visto che da bambino non amavi sporcarti e ricominciavi a giocare solo quando eri completamente pulito. Diciamo che mi ricordo, quello che posso ricordarmi, anche le mie prime partite quando giocavo, cadevo per terra, mi sporcavo le ginocchia, un po' il pantaloncino, mi pulivo subito, no? E mi diceva, che stai facendo? Continua a giocare, le scarpe nuove da rugby. Era terribile. Poi devo dire che la mia maniacalità è stata anche peggiorata da qualcuno qua, perché vogliamo far scoprire che abbiamo anche convissuto. Abbiamo vissuto assieme per un anno a Parma. Troppo lungo. E abbiamo avuto una combo, eravamo i due, Tommy Boni, che... Ciao Tommy. Non abbiamo scelto proprio il gruppo esatto per l'ordine. Non avrei mica iniziato a giocare a rugby perché la palla ricorda un po' la ghianda, Sid. Questo soprannome deriva dal fatto che al mio esordio abbiamo fatto una foto in cui sono praticamente Sid, e anche perché la mia attaccatura degli occhi è abbastanza larga e quindi sono Sid. Qui vorrei che ci parlassi un attimo, rivelassi un po' ai tifosi la tua vera identità, cioè... Io sono Iron Man. Spago. Perché questo soprannome? Ero permita alle zebre, avevo i capelli lunghi all'epoca, biondi, ed ero un po' magro, questi capelli biondi. Tanto magro. Gli spaghetti. Spaghetti. E abbiamo cominciato, poi Valerio, devo dire che l'ha portato avanti, sì. con molta ha seguito l'onda. Beh dai, torniamo a parlare un po' di cose che ci competono, sì. Direttamente, non di tanto però, visto che siamo in tema anche... Sei Nazioni, Cardiff 2022, ti ricordi dell'Ulam? Ricordo indelebile, ovviamente. La prima volta giocavo al Millennium, partita storica, nel senso ho un ricordo proprio stampato della prova di squadra che abbiamo fatto, tutti nella stessa pagina, e diciamo che vogliamo vivere altri giorni così. E vi aspettiamo per vivere ogni momento di Italia-Galles, la partita all'Olimpico. E il Perone nastro azzurro a terzo tempo Village.